Sì, adesso dici che è live. Live. Sono stati 10 minuti di tensione. Una cosa. E adesso devo schiacciare. Ok. Poi mi preparo la GIF. Ok, si vede. Sì, si vede. Ok. Potrà anche rimanere in questo modo, perché io ancora. Poi al limite preparo un attimo le varie parti animate, però abbiamo avuto un po' di problemi oggi. Allora, bene, benvenuti questa sera. Questa sera c'è un ospite speciale che ci racconterà un suo lavoro, Drago Extracting. Detto giusto, Drago Sì, Extracting. ha detto giusto. E lo faccio subito partire con un suo interessantissimo lavoro che ha fatto. A te la parola, Dragos. Grazie. Io ho cominciato di fare questo studio nel 2007, quando ho cominciato a lavorare all'Agenzia Nazionale di Cadastro nella Romania. E con questo studio che ho fatto, ho cercato di dimostrare la similitudine tra sistema di cadastro nel Romania, nell'Ungheria, nel nord dell'Italia, nell'Austria, anche nella parte di Slovacchia, Cecchia e anche Polonia nel 1816. Hanno cominciato a fare questo sistema di cadastre e anche questo sistema è stato anche brevettato a 23 de dicembre 1800 e hanno fatto in questo modo. Io ho studiato queste mappe tanto. Mi hanno piaciuto, io dico sempre che loro in quei tempi dico che hanno pensato di realizzare un GIS. Puoi andare avanti con la presentazione? Ok, Sì, in questa immagine si vede che sono tanti documenti qui nel mio paese, che ancora usa questa scala 280 perché 2040. sì, sono tanti documenti ufficiali che ancora usano questa scala, cominciando da 1991 fino a quest'anno, 2014. Puoi andare? Nel mio studio ho cercato di contattare gente anche dall'Italia. Questo materiale mi sia stato mandato da Walter Iseppi. In questo io vedo che nell'Italia tutti questi mappi, cominciata a fare nel 1856, adesso tutti sono digitali. Nell'Italia nel 2000 tutto è digitale, ancora nel mio paese c'è tanta roba che c'è ancora sulla carta. Bisogno di fare vector tutte le informazioni che sono su queste mappe, perché su queste mappe ci sono l'intera sistema cadastrale. Ok. No, no, pensavo che stavi passando. Ho passato giusto. Sì, in questo si vede un esempio nell'Austria, anche loro usano 280 questa scala di mappi per vedere come si è sviluppato un posto nel paese.
ancora loro usano questi tipi di carta nell'Austria. Anche puoi andare avanti. E ho cominciato di capire come funziona i sistemi cadastrali. I sistemi cadastrali sono davvero vecchi, vecchi e vecchi. In questo slide ci sono vari tipi di carta fatti tanti anni fa indietro. Sempre era la preoccupazione di avere mappe cadastrali. Mesopotamia, davanti sono carte vecchie, peccato che non possiamo studiare adesso come si mostra la regione, che se c'è rilatata in queste immagini. Puoi andare avanti. Questo era giusto. Sì. Questa è una mappa che ancora lo cerco, questo è un cadastral Arbeiter. Io vedo che in questa mappa loro hanno disegnato dove hanno fatto queste misure, questi sistemi di cadastro. Per me questa mappa mi sta dicendo tanto. Come hanno lavorato, come hanno fatto un bel lavoro nel quel tempo. Ok, se vai avanti, grazie mille. Con l'aiuto di Walter Iseppi ho preso tanto aiuto per capire quali sono gli strumenti che l'hanno usato per fare questi tipi di misura. Hanno usato anche Teodolite, c'è cioè la tavoletta bretoniana che si può vedere nel Vienna, c'è anche la catena che ha 10 crafter. Ci hanno fatto veramente un lavoro, non lo so se adesso con queste attrezzature se lo fanno ancora questo sistema cadastrale lo faranno nel modo giusto. Mi è piaciuto tanto di parlare con Walter Iseppi. Questo è un topografo che mi ha mandato questi dati e tanti link per vedere questo sistema austriaco. Si può andare avanti? Sì. Nel questa slide si vede come loro hanno organizzato un settore. Questo è un comune e lo hanno diviso in piccole settori. Per fare la misura. Io dico che quel brevetto che ha fatto questo lavoro su sistema cadastrale è stato scritto benissimo, benissimo. Si può vedere ogni settore, che tipo di lavoro hanno fatto nell'un settore, chi è il tizio che ha lavorato. Il tizio che ha preso le misure, hanno fatto una tedesco lavoro, perché sono ben organizzati. Si può andare avanti. Questo mi è piaciuto, me lo devi spiegare, perché Ok, te lo spiego. io non ne ho mai visto uno. Questo ancora si può trovare nel mio paese. Questo è un punto di riferimento nella topologia. Se tu trovi uno di questo, se stai con il GPS di sotto,
prendi le coordinate. In questo modo tu fai un buon georeferenziamento sulla mappa. È un punto fiduciario. Sì, è un punto fissario topografico, fa parte di una rete di triangolazioni. Ok, Questo l'ho studiato. è stato messo giù nel 1850 e ancora è nel quel posto. Ottimo. Sì, Vado. io quando l'ho trovato, sempre ho fatto queste foto. Ok, vai avanti. Questa si vede giusta, sì. Sì, se quella pietra, segno topografico, è nel punto, si vede sulla mappa dove scrive 34, 32, quei punti alla linea rossa, quelli sono quei pietri che tu l'hai visto nell'immagine. E quei pietri sono il simbolo di delimitazioni tra due comuni. A noi si dice UAT. UAT, Unità Amministrativa Territoriale. Sì, anche da noi si usa un termine così, però lo chiamiamo più confine comunale. Quella pietra è stata la limite tra due comuni. Sapevano che qui si finisce e comincia la limitazione fra due comuni. Questa mappa è vecchia, ma ancora lo usano. Quel scritto con il rosso è stato fatto dopo 1990. Questo con il nero è stato fatto originale nel 1850. Peccato che quelli che ha lavorato con questi tipi di mappa non hanno usato il computer, hanno scritto sotto questo pezzo di carta tutte le informazioni. Questo è stato passato dopo 1990 nel mio paese. Non lo so negli altri paesi come hanno lavorato con questi mappa, ma qui a noi hanno scritto, peccato che hanno scritto con la mano su questa carta. Si può andare? Qui è scritto con la mano, ma queste sono le misure ufficiali fatte dal topografo al 1900, 1901-1902. In questo modo loro misuravano la distanza fra i vari tipi di parcelle, si dice a noi. Particelle Sì, particelle catastali. cadastrali, grazie. È un lavoro per me, c'è tanta roba, tanta informazione su questo pezzo di carta. Speriamo che subito anche da noi tutti saranno vettorizzati, saranno messi dentro un server. C'è tanta informazione su questi tipi di carta. Possiamo andare? Sì, mi sono accorto di una cosa, la presentazione che sto facendo vedere ha 25 pagine, mentre quella originale ne ha 45. Sì, ho visto anch'io adesso. Se ti manca qualcosa, No, no, dimmelo no, che. no, no, non, non mi, è ok, perché in quelle slide che sono i text della mia lingua, può darsi che. Infatti avevo tolto i testi della lingua, però se per caso mi manca qualcosa, te la recupero subito. No, Andiamo avanti. andiamo avanti, sì, grazie. Ok. Da me non si è cambiato, penso che da te adesso. Beh, questo è stato, dico, un bel lavoro quando ho stato per capire un topo.
topografo che ha visto quando stava fuori per fare le misure. Mi è stato un po' difficile di realizzare come in quel tempi hanno misurato, ma con questa immagine mi aiuta di capire qual è la modalità di lavoro. Era un lavoro tanto tanto difficile. Ho letto che in un giorno hanno fatto le misure sulla carta le misure sono piccole, piccole, piccole. Ma in questo modo, in questa immagine, si capirà il topografo chi ha visto vicino a questa plancetta topografica. Per me mi sembra un lavoro adesso tanto tanto difficile da realizzare, ma penso che nel quei tempi la gente che lavorava piaceva tanto di fare questa roba. Con l'indicato l'1 in teoria sarebbe il sasso di prima, il Sì, sottotavolo. sotto il tavolo numero 1 è il punto fisso. In quel posto è la pezzo di pietra, di simbolo, quello che ti è piaciuto a te. E tu, se vedi nella piccola immagine sulla destra, c'è un piombo, sì, in quel posto, e tu farai il collegamento fra la tavoletta e il punto fisso che è sotto il tavoletta. Sì, la tecnica, sempre mi hanno detto, io ho fatto questa presentazione anche a Romania, anche sempre mi ha detto che devo scrivere un book, un piccolo giornale su questo, perché io so tanto di come hanno lavorato e che hanno fatto, penso che un giorno uscirà fuori questa piccola book. Su questi lavoro che loro hanno fatto in quei tempi. Si può andare. Ecco, in questa qua l'ho lasciato perché Sì, qui sono tutte queste misure, tutte queste l'hanno fatto gli ufficiali che sono dentro l'armata austro-ungara. Tutti questi sono grandi ufficiali che hanno usato questa plancetta perché loro avevano interesse anche militare quando hanno fatto queste mappe, perché tutti in questa immagine sono militari e loro hanno fatto questo lavoro. Ben organizzati, ha fatto una roba che se qualcuno di voi c'ha tempo di cercare su internet, ancora non si fa belle mappe come hanno fatto loro. no, è Dico, difficile. sì, per me ha fatto un bel lavoro. Si può andare? Questo mi piace tantissimo. Questa, sì, questa è la stampa dei nostri tempi, ma nel quel tempo hanno fatto in questo modo. Tutte le misure, tutte quelle che hanno lavorato sulla tavoletta, lo hanno messe su questa stampa. Tutto questo lavoro è fatto manuale. Questa è una stampa che si trova a Germania. C'è ancora, si può usare per fare questi tipi di mappa. Veramente bella. Un lavoro artigianale. Hanno cominciato di fare repliche anche qua, nella Romania. C'è un tizio che ha cominciato di fare questi tipi di stampa, tutto manuale. Anche la carta che metti dentro è fatta con la mano, manuale.
e c'ha un bel successo con questa stampa. Messa su pietra. Sì, non è proprio pietra, era un materiale che è morbida, perché con l'aiuto di un'attrezzatura si può, dentro c'è 3D, si può fare le cose bellissime. Se c'ho la possibilità ti mando un'altra immagine che è più chiara per vedere come hanno fatto quella. Tu dici che è pietra, anch'io quando l'ho visto prima volta ho detto questo, che è pietra, ma non è pietra, è un materiale che è facile da manovrare, da fare. Se vai avanti nella presentazione ti spiego per vedere Apro come hanno fatto. una piccola parentesi. Infatti, dopo il materiale, noi stiamo usando il forum di supporto che è quello che c'è il link. Dopo mettiamo qualche altro materiale riguardo alla presentazione. Ok, Vado avanti. vado, vai, vai. Eccole qua che si vedono tutte. Sì, io non sono mai stato nel quel posto, posso dire che è il mio sogno di andare nel quel posto, anche per fare pulizia, ma mi devono lasciare 2 o 3 giorni per essere nel quel posto. Non lo so dove è quel posto, ma devo andare. Io penso Adesso che sì. Un sembra proprio archivio. una stanza dei server, sembra. Sì. Ah, se fai questo tra i tempi 1800 e 2012, sì, Paragone. questa è la stanza dei server, sì. Sì, Fantastico. hai ragione. Puoi andare. Sì, questo è il macchinario. Sì, questo è un bel posto dove quelli mappi stanno a prendere un bel sogno. Questa è la mappa, penso che il modello HP o Lenovo, ma questa è stata l'attrezzatura che da giù metteva quel piede, come dici tu, metteva la carta, con l'aiuto di attrezzature che sono dentro, l'hanno fatto stampare sulla carta. E ancora funziona. Se vai avanti, si vede che negli altri posti ancora lo stanno usando. Questa è Ah, mi una sa che è stata quella slide. sì, quella che è nel colore. Sì, questa è Biancaneve, questa mappa, ma è fatta con tanta tanta precisione. Adesso ci sono software che riescono da fare OCR. Se tu metti questa mappa dentro quel software riconosce questo scritto e ti lo mette dentro un file DBF. Per me, Vettoriale. sì, vettoriale, sì. Per me loro hanno fatto questa bravissima mappa, ma hanno fatto con la mano. Nessun aiuto con niente computer, niente stampa digitale, niente, tutto manuale, tutto disegnato, misurato. Se tu prendi le misure di quel building, se vai fuori nel territorio è uguale, e si hanno passato i 150 anni da Sì. quando si è fatto questo. Questo è un raster, si può mettere dentro un sistema GIS e puoi fare tante analisi. Se vai avanti. In questo slide ho capito che si vede sulla sinistra è l'impero austro-ungare, sì? E dove sono quelli
punti fissi, sono due sistemi di triangolazioni. In questo modo io ho capito come riuscirò di mettere dentro il QGIS questi piccoli pezzi di carta. E uno si parte da Budapest, che è 250 km da dove io vivo, e altro a 450 sulla destra. Se fai questi sistemi dentro il QGIS, puoi fare georeferenzioni su quelle piccole mappe. In questo esempio ti mostra come mettere dentro la mappa, che è piccola, ma si può mettere con l'aiuto di sistemi cadastrali, lo puoi mettere dentro QGIS. Si può andare avanti. Cavoli, qua c'era l'animazione, c'era bella. Questa Sì. Ok, animazione la devo dare dopo perché. dove vai avanti? Dopo, proprio alla fine, rifacciamo partire l'animazione così se si blocca. Ok, ho capito. Dai, non ce ne sono. Qui vediamo una piccola località, un comune, e si vedono i numeri, numero 1, 2, 3, 5, 6, 7. Questo è un piccolo villaggio. Sempre io quando vedo questo so che devo avere 10 mappe per avere tutta questa comune. Questa comune è quello che è scritto nel lingua ungherese. Io lo capisco questa lingua. E il nome delle località, chi è la sinistra, chi è la destra, hanno fatto questo grid per capire come devo mettere le piccole carte dentro QGIS. Puoi andare avanti, prego. Sì. Ogni piccola mappa, se guardi su e giù, c'ha questi piccoli linee. Queste piccole linee ti aiutano di fare un buon georeferenziere. Ah, queste. Sì. 1, 2, 3. Sono la 5 è più alta del 4, 3 e 2. Scusatemi. Se devi prenderti un bicchiere d'acqua, prenditelo. No, 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 no. Se tu capisci, quando fai il scanner, questo è vero importante, quando prendi quella mappa nelle tue mani e lo fai scanare, devi sempre usare 300 dpi. Fermati un attimo. Sì, mi fermo. Sì. Ok, non ho avuto prima problema con la salute di Dravos. Spero che torni in fretta. Beh, comunque sì, no, ci tengo a ribadire della parte dell'interessantissima presentazione. Ok, è tornato. Tutto a posto. No, non ti si sente l'audio. Adesso Adesso? è perfetto. Grazie, scusatemi. Dicevo, quando c'hai una piccola carta nella mano, devi usare un scanner che c'è la possibilità di avere 300 dpi, perché queste piccole linee non si vedono. Se tu scanni con uno scanner, con questo modo, queste sono le linee che ti aiutano di fare un bel georeferenziamento. Queste sono le linee. Io questo non l'ho trovato su internet, queste informazioni. Io ho capito
quando ho cercato di georeferenziare una mappa e mettere dentro QGIS, quando ho capito che queste linee mi aiutano di fare questo lavoro poi si andava 10 minuti, lo fai subito e lo metti dentro QGIS. Si può andare avanti, grazie. Ecco Sì, eccola qua, QGIS, questa è la versione 2.0. Qui ce l'ho il grid. Da questi grid c'è una standard dimensione, cioè 4.000 per 5.000 metri, un squadro di quello. Ci ho trovato tante informazioni sul net e mi diceva che un quadrato deve avere quelle misure e ho parlato con un tizio da Budapest e lui mi ha aiutato per capire come faccio questo grid. Con l'aiuto di questo grid puoi mettere dentro quelle piccole carte. C'è un'animazione che presenta come l'ho messo giù. Con l'aiuto di QGIS, non ho usato altri software, soltanto QGIS. Possiamo andare avanti, prego. Ok. Qui c'è una piccola carta. Sotto sono il ortofotoplan. La mappa è stata fatta nel 1850 e l'ortofotoplan ha preso 2008 e con l'aiuto di QGIS si fa la trasparenza di raster e si vede che la Terra non si è spostata. Sempre la gente del 2008 sta lavorando la terra nel stesso modo. Questo si vede questa immagine. Quei punti che sono lì sono punti topografici. Se tu vuoi trovare un pezzo di terra, lo cerchi con l'aiuto di numero topografico, in questo modo lo trovi. Dopo abbiamo fatto la georeferenziazione di mappa e dopo abbiamo vettorizzato il numero topografico. In questo modo quei punti sono i punti topografici. E queste case qua rosse, edifici qua rossi e viola, la maggior parte c'erano già. Sì, anche nel quel tempo e anche adesso. Quelli casi che sono lì con il rosso sono casi da 2008. Ma anche nel quel tempo c'erano i buildings in quella zona. E poi la strada finiva qua. Sì, si vede se vai su. Sì, è la strada. E anche la strada è ancora lì. Se c'hai queste mappe, io sempre ho detto in questo modo, se vuoi fare una città di essere city smart o di essere, devi capire come si è sviluppata quella città, dove hanno cominciato di fare le case, la strada, eccetera, eccetera, dove sono le zone dove loro hanno coltivato la terra e adesso sotto quella terra è un grande City Mall o qualcosa. Sempre mi piace avere dentro il computer anche la storia che c'è stata, anche il presente, perché in questo modo si vede la differenza. 23, si può andare? Anche qua si vede molto bene. Sì, in questo modo. Pensati quando tu apri queste e sono davanti a te, puoi fare zoom in and out, and puoi fare tante cose nel QGIS.
Vado. Sì. Sono delle torrette. Sì. Cosa sono torrette? Sono tradotti o... Questo io lavoro in una ditta che fa commercio con il petrolio e con le sonde. Questa carta, tutte le linee nere che sono fatte nel 1860-1800, dove sei adesso con il mouse, è una sonda, si tira fuori il petrolio dal terra. Ok, capito. In questo modo si può identificare chi è il proprietario di terreno. Perfetto. Sì. Che Questo è il mio blog. vi invito tutti a vedere. Altre slide importanti che magari sono state saltate, ne sono? Quelli con animazioni, quelli sono. Allora provo a fare partire l'animazione e tu intanto, se vuoi, fai proprio una conclusione. Sì, la conclusione è sempre questa. Dobbiamo amare il passato e capirlo. Perché nel presente e nel futuro dobbiamo pensare 10 volte più come loro hanno lavorato. Se noi conosciamo il vecchio sistema, possiamo fare un bel GIS adesso. Nella presentazione c'era un slide quando si vede. La mappa e raster, ma i dati che adesso nel sistema GIS sono i file DBF, anche loro l'avevano, ma l'avevano scritte su un registro. Così c'era la legatura tra il mappa e il registro. E adesso, come hai detto tu, la stanza di server, quel registro è stato il file DBF. Sì, la presentazione è stata molto interessante, a me è piaciuta molto. Se No, dimmi, dimmi. ci sono delle domande, se qualcuno vuole approfondire questa storia delle misure cadastrali, mi può cercare, possiamo parlare tanto su una immagine. Hai un... Vabbè, no, se scrivevi la tua email, però hai il tuo profilo Google più Sì, che... sì. Cominciano di cercarmi, di chiedere tanto informazioni, dove ho preso quell'immagine, dove ho preso quell'immagine, che mi dice quell'immagine. A me questo mi piace tanto. Sì, e poi io, tra l'altro, durante la presentazione ho mandato il link della tua su SlideShare, Sì, mentre... grazie. Senti, io provo a lanciarla. Provo a lanciarla e vediamo se si blocca. No, è incredibile. Anche la tecnica. Fa C'è questo. qualcosa che non... Allora, No, subito dopo mi metto subito qua, faccio il mio screencast del video e lo carico subito e vi do il link. Ho visto che il forum hanno risposto cioè, si sono messi in contatto un paio di nuove persone, tipo una decina se non sbaglio, e questo qua sarà, cioè,
Tramite questo forum si può interagire anche tra un broadcast e l'altro, e cerchiamo di creare interesse e di proporre nuove presentazioni. E come ha fatto il nostro ospite speciale di oggi, Dragos Curtin, sono invitati anche ad altri a fare la loro proposta ed eventualmente presentare la loro presentazione, il loro lavoro o semplicemente parlare di qualcosa che sono interessati al mondo del GIS, delle mappe e della georeferenziazione in generale. Niente, a me è piaciuta questa serata e Dragos sicuramente vieni sempre a trovarci e invito a tutti gli altri, anche quelli che ci stanno solo vedendo, che durante questa presentazione, che c'era una condivisione dello schermo, c'è stata qualche difficoltà a far intervenire anche gli altri. Però di solito quando ci sono gli hangout, diciamo quelli semplici, si potrà interagire direttamente e vedere non solo io e lui, io e Davos, ma si può arrivare fino a 10 persone. Quindi ti saluto, Dragos. Grazie, buonanotte. E ci sentiamo presto. Sì, Alla prossima. ciao. Ciao, ciao. Ok.